di contatto con la corazza, in realtà. La cultura animica ha anche, direi, la facoltà di riprodurre in modo automatico anche dei fenomeni esteriori, cioè oggettivi. Se esistono le forze medianiche adatte per effettuare una materializzazione. A livello fisico, suoni, sì. Parole, sì. Immagini. Sì, sì. E quindi in modo assolutamente automatico, direi che scatta una specie di dispositivo sulla base magari di certi contraccolpi traumatici. Sì, diciamo però che in quei casi più spesso però c'è anche lo spirito. Ci sono spiriti quali ancora sono attratti dall'orbita umana e quindi sono ancora con la loro anima in giro per il mondo. Però direi che è volontario anche dello spirito un processo del genere, una manifestazione del genere. Sì, però c'è la volontà, in fondo, di effettuare una certa azione a livello della materia. Quindi c'è l'intenzione di farlo, le certe cose. Beh, poi scattino automaticamente, sì, anche se naturalmente ci sono anche fenomeni cosiddetti di riporto, cioè fenomeni, ecco, appunto non voluti direttamente dallo spirito. Direi certe manifestazioni parassite, come sì. È successo per esempio all'entità di Mario quando si è riprodotto il rumore dell'aereo, che era risposta assolutamente involontaria, automatica. Sì, perché un'entità che ha una struttura animica conservata ancora, questo si può verificare poi a diversi livelli evolutivi, sì. Porta su questa struttura animica registrante, per così dire, una quantità di fatti, di cose estranee alla struttura, come per esempio gli eventi della morte, le circostanze, eccetera. E non è escluso che possano appunto riverberare queste, e così queste incisioni, ecco, sulla sua struttura ed aversi dei rumori di sottofondo del tutto involontari. Ecco. Ora una domanda un po' per i vini, ma che hanno delle finalità che spiegherò un'altra volta. Il Cristo ha una struttura funzionale del genere o ne è assolutamente privo perché ha altri compiti che non hanno più attinenza diretta con la terra? Vedi, un'entità molto evoluta in genere non ha strutture animiche. Neanche per ragioni di questo tipo. Quando ha bisogno di questa struttura, se la costruisce o ne prende una qualsiasi, non ha necessità di tenersi questa struttura. Vedi, la struttura è come un abito, naturalmente. Quando si è molto affezionati all'abito, lo si porta sempre dietro o indosso. Quando non ha più importanza l'abito, bene, si resta ignudi. Nel momento in cui serve, ci si infila un abito qualsiasi e si va avanti. Ma è un'evidenza che può accadere ancora al Cristo o è assolutamente banale una cosa del genere? Cioè, lui può servirsi eventualmente di ponti spirituali per eventualmente... Naturalmente sì, vero, questa struttura animica è necessaria quando bisogna agire a livello della materia. Parlare, fare dei fenomeni, sì. Agire su un essere umano, sì, eccetera, eccetera. Quando non è necessario e la guida è esclusivamente a livello dello spirito, la struttura animica non serve. È logico, se io devo avere dei rapporti con un altro spirito di qualunque livello, anche di bassissimo livello, non uso certo la struttura animica. Cioè c'è un richiamo a livello dello spirito, che è un richiamo diretto. Ed è una comunicazione diretta. A meno che non si debba incidere a livello terreno umano. Qualminché appunto non debba rimanere traccia a livello umano. La comunicazione diretta non è un problema, spesso si può anche mediare gli eventi. L'effetto fisico immediato e volento può naturalmente esserci in qualche circostanza, per esempio in qualche circostanza in cui uno spirito debba essere richiamato, per esempio, da noi, e allora in questo caso il corpo muore. Uno spirito evoluto ha sempre potere di vita e di morte sull'essere umano, ha sempre questo potere. Specialmente se si tratta di uno spirito guida di elevata evoluzione, ha questo potere in qualsiasi momento. E si assume la responsabilità di questa gestione delle anime, per così dire. Dunque, decidendo egli l'incarnazione, decide anche la morte. E può darsi che vi siano particolari circostanze e ragioni spirituali che necessitano di richiamare
una determinata qualità di spiriti. In questo caso non si agisce numericamente, si agisce per qualità. Qui un certo tipo viene o incarnato o viene richiamato. Non si tiene conto in tale evenienza dell'individuo e non si può tener conto, diciamo, della qualità. Questa è la ragione per cui in un certo senso il rapporto tra voi e noi è un rapporto che si svolge senza pietà. E forse l'aspetto, diciamo, crudele della morte sta proprio in questo, se vogliamo. Dal punto di vista dell'uomo si capisce, parlando dal vostro punto di vista, che non c'è pietà, non c'è preghiera e non c'è salvezza di fronte alla morte. La morte è, direi, un'attribuzione che spetta esclusivamente a noi e non spetta a voi decidere. E quando questo avviene, avviene sempre in maniera giusta, perché è deciso da noi. E dicendo che è deciso da noi, non intendiamo naturalmente sostituirci a Dio, è la sua legge che dà la facoltà di decidere la vita e la morte. Viene decisa nella maniera giusta perché voi fate parte di una gestione spirituale, in un certo senso di un'economia spirituale alla quale non potete sottrarvi. E d'altra parte voi siete perfettamente consapevoli da spirito di appartenere alla legge di Dio e sapete che se vi affidate ad uno spirito superiore, questi agisce sempre e comunque nella giustizia per il vostro bene, in un'attività promozionale della vostra evoluzione. Non agisce mai contro di voi, ma è sempre per voi e con voi, perché lo spirito evoluto è, dal vostro punto di vista, sempre profondamente buono e sempre ama i suoi fratelli, così come ama l'uomo. Ma pur amando l'uomo, sa che la morte non è definitiva e che il dolore è soprattutto un dolore della carne, e sa che voi soffrite, lo sa benissimo che la morte vi porta dolore e strazio, ma non può farne a meno. Può associarsi a questa vostra pena, condividerla, ma non soffrire con voi, non può soffrire con voi perché sa che la morte è giusta, ma non può evitarla, non deve evitarla. Guai se ci muovessimo a compassione delle vostre lacrime, guai se accadesse una cosa del genere, sarebbe una grossa calamità per voi stessi, come spiriti e come uomini. Vi sarebbe un tal disordine morale, una tal confusione, un tal patteggiamento fra voi, Dio e la vita, che veramente perdereste il senso dell'esistenza. Ma di fronte a una morte che non è morte, qui da questa parte tutti accettano il giudizio e la volontà di coloro che guidano e sono deputati ad amministrare la guida delle anime umane, perché questo loro potere deriva dalla loro evoluzione, la quale evoluzione ha significato il rispetto e l'adeguamento alla norma generale dell'universo, che poi è legge di Dio. Dunque mai arbitrio, non accade mai che per arbitrio venga cancellato qualcuno dalla terra e venga dunque portato a morte. Non accade mai una cosa del genere. La salvaguardia è assicurata dagli spiriti guide nel caso di infiltrazioni negative che potrebbero alterare il rapporto vita-morte, ma è assicurato soprattutto dal fatto che uno spirito superiore non commette, non può commettere né arbitrio né errori a questo livello. Voglio dire che il potere si esercita sempre a livello di sicurezza, nei limiti entro i quali non può assolutamente sbagliare. In questo e dentro questi limiti egli si sostituisce a Dio e perciò non può sbagliare. Guai se una cosa del genere accadesse, non è mai accaduta e mai accadrà. Entro i propri limiti la gestione è completamente certa, e che altrimenti
saremmo tutti allo sbaraglio di qualcuno e la presenza di Dio diverrebbe veramente irrilevante. Ecco che Dio parla attraverso coloro che più, in un certo senso, hanno ampliato il campo della loro evoluzione, e Dio si manifesta dentro lo spirito, perché lo spirito è naturalmente anche Dio, è una parte, è creatura di Dio, è essere fatto da Lui. E entro tutto ciò ha senso il rapporto fra l'uomo e Dio e fra l'uomo e se stesso. Non accadono mai ingiustizie, anche se tutto sembra per voi una continua ingiustizia. È la contraddizione del mondo umano, è la naturale tendenza dell'uomo a non voler morire. E voi potreste anche vivere tanto più a lungo, 400 anni, 500 anni, 1000 anni. Spostereste i termini della vostra esistenza, ma riflettete: per quanto tempo? Dovendo vivere 1000 anni, comunque non vi sarebbe il momento in cui dovreste avere 999 anni? E mentre voi avreste ancora 50 anni rispetto ai 1000, non vi sarebbero gli altri accanto a voi ad avere 999 anni? Cambierebbe veramente qualcosa? E non vi levereste forse tanto alla vita, veramente, poi, da non voler morire più? Sarebbe peggio. Sarebbe certamente peggio, perché certo la media che voi portate di 60, 70, 50 anni è già una media che può diventare pericolosa. Voglio dire, tanto più restate in terra, tanto più vi legate alla terra, tanto più l'anima si struttura, si lega proprio alla sua materia, diventa resistente. In ogni caso, abbiate fiducia e abbiate anche pace, siete affidati bene, ve lo assicuro. Finché siete in terra siete come dei bambini, continuamente sorvegliati. Bene, ora vi lascio.